In questo momento così buio e triste, è difficile trovare parole che sappiano confortare. Tutto viene messo da parte e riscopriamo quanto la salute sia la cosa più importante. La nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute delle persone più vicine. Non abbiamo nemmeno il coraggio di pensare ai nostri nemici. Dobbiamo rimanere uniti, non perdere di lucidità, imparare a soffrire, soffrire in silenzio, proprio come sanno fare i pugili. Ora sembra più facile pensare a quanto difficile e faticoso sia per un pugile sacrificarsi, soffrire per uscire vincitore dalla battaglia, dimostrando agli amici, alle persone più vicine e al mondo quanto valiamo. Stasera la ribalta, la copertina, se la prende la box, se la prende Luca Rigoldi, campione vicentino che si è confermato campione europeo dei pesi super gallo. Luca è un esempio di come impegno e sacrificio possano portare lontano. La nostra capacità di fare questo per regalare loro emozioni. Ancora una volta, non è egoismo, non è per noi stessi, ma è il risultato finale, è il risultato di tutti. Che la sofferenza provata sulla propria pelle durante la preparazione è per la gioia di tutti. La preparazione è il conto alla rovescia nell'attesa del match. È il motivo della tua vita. La gente non capisce, o forse, meglio, non capiva prima di tutto questo. Il match è il simbolo della buona riuscita, di una lunga e dura preparazione. È l'uscita dal tunnel di questo lungo e brutto virus che ci sta colpendo, ma ora siamo tutti in preparazione. Non potremo mai alzare le mani al cielo soddisfatti se cerchiamo scorciatoie. La preparazione è lunga, è dura e faticosa, ma sicuramente ne vale la pena. Non vogliamo noi tutti forse arrivare alla vittoria finale? Non dobbiamo sottovalutare l'avversario, né dobbiamo farci trovare impreparati. Durante il match tutto sembrerà difficile, ma niente impossibile. Cerca di ingegnarti, cerca di trovare il modo per essere sempre in vantaggio. Cerca di leggere la mossa, come in una partita a scacchi. L'avversario si può battere, è alla portata. D'altronde, perché combattere se pensi di essere spacciato ancor prima di iniziare? Se sei preparato, potrai stringere i denti nei momenti più critici, ma senza far notare la tua sofferenza. Credo che si siano tagliati il treno. Quando un pugile si ferisce è come se avesse un surplus di adrenalina. Cerca di non demoralizzarti e ad ogni inizio ripresa resetta il pensiero e sistema la strategia. Non esaltarti, non demoralizzarti. Non c'è tempo. Ascolta poche voci. Ascolta le voci che da sempre e sempre sono fonti di verità. Il resto utilizzalo solo per sentire il calore di chi ti è vicino. Suo, lui è un campione. Attenti, sei un super campione. Sei un super campione tu. Ma le voci giuste sono poche.
ascolta solo quelle. Destro, sì. Gamba destra, davanti, montante sinistro. Non farti inebriare la testa di cose inutili. Cerca di non sentirti mai campione, ma sempre sfidante. Dai attenzione a tutti e non sentirti inferiore a nessuno. Apprezza le tue passioni e coltiva le vere amicizie. Fai in modo che nessuno ti calpesti. Cerca di essere sempre leale ed onesto con tutti. Proprio come adesso, in questo momento, che ti viene richiesto di rimanere a casa. Il pugile ha una dote particolare: sapersi adattare alle situazioni, saper scegliere il meglio e capire cosa fare. Adesso cerca di farlo anche tu. Speriamo che dopo tutto questo impareremo ad essere più uniti e più umili e che la gente aiuti il prossimo bisognoso, che impariamo ad essere meno menefreghisti e che tutti, ripeto tutti, anche i più grandi e potenti, capiscano che siamo mortali, fatti di carne ed ossa. Questo virus è la dimostrazione che non esiste denaro che salvi. Prepararsi per mesi, rispettare una dieta ferrea, calcolare ogni particolare e poi all'improvviso il momento tanto atteso svanisce. Luca Rigoldi, la sua terza difesa del titolo europeo dei Supergallo, la dovrà riprogrammare. Epica quel gancio destro, gancio sinistro, va a segno sempre, sempre, e lavora il corpo, vicino. Un pugile è abituato a lottare senza arrendersi mai e pur se fuori dal ring, il campione di Tiene ha trovato anche in questa fase della vita il modo per continuare ad essere attivo, per sé e per gli altri. Ho cercato di fare tante dirette, tanti allenamenti pubblici. Oltre a far questo, uscire con la protezione civile, dando il mio contributo, ho partecipato con diverse onlus a portare il cibo agli anziani. È campione europeo e gli auguriamo di arrivare più vicino possibile, quindi gli auguriamo di diventare campione del mondo e dobbiamo sostenerlo perché se lo merita. Quando si tocca il fondo si può prendere la spinta e ritornare in alto più forti di prima.